Ringrazio Emanuele Di Felice Antonio, che ha anche un segreto: oltre ad essere un bravo fotografo, usa dei filtri speciali, ci fa venire tutti bene. Quindi state tranquilli, noi in questa federazione provvediamo a tutto, abbiamo pensato a ogni cosa. Questa sera vogliamo cominciare in una maniera diversa, cerchiamo di inventare qualche cosina, perché insomma siamo a contatto con artisti e quindi cerchiamo di stimolare la fantasia. Loro stimolano la nostra, speriamo che sia un felice connubio reciproco. Quindi questa sera abbiamo pensato di iniziare con delle poesie romanesche. Chi meglio del nostro attore? Ci incontriamo tutti in casa, i talenti, vi ricordate? Abbiamo già visto il nostro amico Giulio Ricci con dei bellissimi disegni durante la prima mostra. Adesso conoscete il fotografo, ora conoscete l'attore, poi ne conoscerete altri, perché ripeto, ce li alleviamo in casa perché siamo una ottima federazione e al vivaio ci tiene. Questa sera sentirete qualche poesia a Belli, Mascarella, Trilussa e Checco Durante. Cercheremo di rendere la cosa un po' goliardica, un po' romanesca, per cui siccome io usate l'ardire, ma accompagnerò in mi minore l'amico Andrea con qualche citazione poetica, quindi mi tolgo la giacca per adeguarmi alla situazione e mi avvicino ad Andrea. Andrea, a te la parola, cominciamo. Grazie. Allora, la prima poesia, buonasera innanzitutto, che non l'avevo salutato, spero di non sbagliare il nome, è di un lottatore, Tonino Piergentini, che ha dedicato una poesia in romanesco alla lotta. A immaginare lo sport della lotta verrebbe da pensare che in apre scaccia, visto che per svoltare in desta vitaccia lottamo pa buscarci la pagnotta. I lottatori messi faccia a faccia sono come una tropea, prima che sbotta, non ce vonno le mani di ricotta, ma due tenaglie al posto delle braccia. Se menino, ma proprio per menasse. Chi va al tappeto e tocca con la schiena, c'ha poco da star lì e lamentasse. Che sia greco-romana o di un altro stile, la lotta vera senza pantomima la gioca chi ci accarica le pile. Allora, la seconda invece è di Arnaldo Marini, li ricordi d'un bersagliere. Quel bel cappello vecchio col piumetto che lo mostravo a tutti in gioventù, ogni tanto lo ripio e me lo metto per ricordarmi del tempo che fu. E c'ha le stesse piume dell'ermetto, segnali di coraggio, di virtù, che m'hanno visto ad imbracciare moschetto con tanti amici che non ci so più. Perché restorno spersi nel deserto, nella steppa, con una sorte amara corsuta da un destino triste e incerto. Poi mi sognai che gli portò il sorriso la novità che l'angelo in farfara correvano con loro in paradiso. Questo era l'angelo. Passiamo ai più famosi. Allora, Cesare Pascarella, io e l'asino mio. Una volta uno scultore di cartello, dopo fatto un museo che era un portento, gli disse parla! E lì con lo scarpello scorticò sul ginocchio il monumento. Io pure, mo ci ho fatto stasinello, provo quasi lo stesso sentimento, ma invece di acciaccarlo col martello, lo licenzio con sto ragionamento. Fratello, in oggi al mondo senza acciarla, starai male dovunque te presente, no? Dunque, per cui si vuoi fa strada, parla! E parla, chi se parli sul mio onore, col fisico che c'hai, come te sentono, se tu parli, te fanno professore. Allora. Del Belli, che è sempre un pochettino più puntuto, ne abbiamo scelta una che si poteva fare, diciamo. Si può dire. Si può dire, si può dire. Il confessore. Padre, dite il confiteor. L'ho detto. L'atto di contrizione? E già l'ho fatto. Avanti dunque. Ho detto cazzo matto a mio marito e gli ho alzato un grossetto. E poi? Pena pila che mi ruppe il gatto, gli dissi fuori di me, sì, maledetto! È creatura di Dio, C'è altro? Tratto un giovenotto e ci sono io dal letto. Ah, e lì cos'è successo? È un po' di tutto. Cioè, sempre mi immagino per dritto. No, no, pure al riverso. E che peccato brutto. Dunque, in causa di questo giovanotto, tornate figlia con cuor trafitto domani
a casa mia verso le 8. Allora, Cesare Pascarella ancora, la lustra scarpe filosofo. Beh, ovviamente. So 30 anni che fa sta professione e ancora, grazie a Dio, non sono mai morto. So vecchio, al camminare cammino storto, eppure salvo ognuno sto pedone. La notte mi rintano dentro un portone, la mattina presto, quando sorto, omina bona mea me come porto e mi rimetto qui su sto cantone. Si abbusco quel che abbusco, me lo magno. Se non abbusco, e mi succede spesso, mi fumo quattro mozze e non me lagno. Ma se l'incasso supera il valore di quello che mi serve il giorno appresso, chiudo a bottega e vado a far signore. Cambio? Cominciamo con Trilussa, ce n'è diverse, questa è brevissima, si intitola Numeri. Conterò poco, è vero, diceva Lunarzero, ma tu che vai? Proprio niente. Sia nell'azione come nel pensiero rimane un coso vuoto e inconcludente. Io invece, se me metto a capofila dei 5 zeri tali come a te, io sai quanto divento? 100.000. E questi due numeri, a un dipresso quello che succede al dittatore, che cresce le potenze e le valore, più sono i zeri che gli vanno presso. Soprattutto in questo periodo. Se sta a far sera, è un'altra giornata di lavoro se n'è nata. C'ho l'ossa tutte rotte, la capoccia frastornata. Cammino senza prescia, tanto che devo fare? Si torna a casa, mi tocca pure sfacchinare. Sul viale del tramonto, mi fa l'occhietto il sole. E dopo una giornata, dai resti a chi li vuole, l'osservo un bambolato, come fosse una visione. Mi fermo lì a guardarlo. Ma chi l'avrà inventato? È bello forte, non l'avevo mai notato. Sempre a combattere, sempre appresso a tutti i guai. Splende, splende, ma non mi godo mai. È roba che con quell'aria bonaccione e rassicurante riuscirebbe a far sentire amico ogni viandante. Sta palla arancione, m'ha messo pure al sura, ma... Ah, insomma, mica la monaca di clausura. Allora, lo sai che nuova c'è? Io non c'ho più fretta. Mi butta dentro i meandri di una fraschetta, con le zampe sotto al tavolino, e in compagnia di un bel fiasco di vino, mi guardo intorno soddisfatto. Ah! Finalmente ho smesso di sbrigarmi come un matto. E mentre il cannellino mi arrivava al gargarozzo, rido con un amico e ordino un altro ritrozzo. La vista mi s'annebbia, ma non la coscienza. E si mette a riflettere sull'umana esistenza. A che serve sta sempre a correre per tutte le ragioni? Si so quasi sempre rotture dei coglioni. Perdonatemi intanto una scivolata. La statistica, sempre Trilussa, si sente, è andata via? È andata via? Vabbè, allora faccio un po' più forte. Sentiamo. Allora, sai che è la statistica? È una cosa che serve per far conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere o che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, pure con la persona bisognosa. Mi spiego. Dati conti che se fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, te entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne mangia due. Parlavamo di fretta, beh, ce n'è un'altra, si intitola La Brescia. Nell'isoletta dei bresciolosi c'hanno un da fa che non finisce mai. Lo stesso re, che regola il gavale, sorveglia che nessuno sa di cosi. Forza, gli strilla, presto! E tutti quanti, messe primi, tutti a cuore. Perfino il vecchio orologio della torre, per non sbagliarsi, fa mezz'ora avanti. Sempre Trilussa, il cane moralista. Più che depresce il gatto, agguantò la bistecca di Filetto che fumava in un piatto e scappò come un fulmine sul tetto. Lì si fermò, posò la refurtiva e la guardò contento e soddisfatto. Però s'accorse che non era solo, perché il cagnolo del padrone stesso, vista la scena, gli era corso appresso e lo stava a guardare da un muricciolo. A un certo punto, infatti, alzò la testa e disse al micio:
Quanto mi dispiace. Chi si pensava mai che eri capace di nazionaccia indegna come questa? Non sai che non bisogna approfittarsi della roba altrui? Hai fregato il padrone, proprio lui, che te dietro dentro casa. Che vergogna. Non sai che la bistecca che ha rubato peserà mezzo chilo a ditte poco? Pare quasi impossibile che il copo non te ci abbia acchiappato. Chi t'ha visto? Nessuno. E il padrone? Nemmeno. Beh, allora dice, almeno fa metà per uno. Mi senti, mi senti? L'onestà di mia nonna. Quando che nonna mio marito non fece mica come tante e tante, che dopo un po' si trovano l'amante. Lei in 50 anni non l'ha mai tradito. Dice che un giorno un vecchio impreciuttito che gli voleva fare lo spasimante gli disse: ma regalo sto brillante, se venite a piarvelo in un sito. Un'altra al posto suo, come succede, gli avrebbe detto subito: so pronta. Ma nonna, che era onesta, non c'ha niente. Anzi, gli disse: stattene lontano, tanto che adesso, quando lo riconta, ancora si mozzica le mani. Allora, questa diventa impegnativa, è molto lunga. Relativamente. Però, sempre di russa, in un paese che non mi ricordo, c'era una volta un re che era riuscito a mettere tutto il popolo d'accordo e a unirlo in un medesimo partito, che era quello monarchico, per cui era lo stesso che voleva lui. Quando nasceva un suddito, il governo gli levava una ghiandola speciale per aggiustargli il sentimento interno secondo la coscienza nazionale, in modo che crescesse nell'idea, come un cocchiere porta la livrea. Se cercavi un anarchico, domani, ma che? Non ne trovavi più nessuno, né socialisti, né repubblicani, manco a pagarli 1.000 lire l'uno. Qualunque scampoletto d'opinione era venduto a prezzo d'occasione. Per questo, in quel paese che vi ho detto, vivevano così che era un piacere, senza un tira de là, senza un dispetto, ammaestrati, tutti di un parere. Chi la pensava differentemente passava per fenomeno vivente. E il popolo, ogni sera, si riuniva sotto la reggia per vedere il sovrano, che apriva la finestra tra le viva e s'affacciava tra gli sbattimani, fino a che non piava la parola, come parlasse a una persona sola. Popolo, gli diceva, come stai? E tutto quanto il popolo di sotto gli rispondeva: bene, assai, ci pare d'aver vinto un terno all'otto. E il re, contento, dopo avergli detto qualche altra cosa, li mandava a letto. Ecco che una sera il re gli chiese: siete d'accordo tutti quanti? E allora da 100.000 bocche non si intese che un sì allungato che durò mezz'ora. Solamente l'ometto scantonò e appena detto sì disse: però, ve immaginate quello che successe? Bisogna bastonarlo, urla la folla. Le decisioni non sono più permesse, se no ricominciamo a tirare e molla. Lasciate che mi spieghi e poi vedremo, e disse l'ometto, che non era scemo. Difatti, appena il re ci ha domandato se eravamo d'accordo, io ho risposto nel modo che avevamo combinato. Ma un buon amico che ci avevo accosto, per farsi largo proprio in quel momento, mi ha acciaccato di galli a tradimento. Io dunque non ho fatto una protesta, quel però che mi è uscito in buona fede, più che il pensiero che ci avevo in testa, era un dolore che ci avevo a piede. Però, dicevo, è inutile se poi ci pestiamo i galli fra di noi. Quando per ambizione o per guadagno uno non guarda più dove cammina e monta sui galli del compagno, va tutto a danno della disciplina. Fu allora che la folla, persuasa, gli disse: vabbè, però, stattene a casa. Carità cristiana, è il chirichetto di una sacrestia spacciò l'ombrello sulla roba un gatto per castigarlo della porcheria. Che fai? Gli strillò un prete nel vedello. C'è un poraccio nero come il tuo per menaia in quel modo. Poverello. Che, dice il chirichetto, il gatto è suo. Il prete dice: no, meglio l'ombrello. L'ultima. Penultima. Checco Durante. Penultima. Politica. Checco Durante, il secondo diluvio. Il Padre Eterno,
nel vedere la gente che invece di campare tranquillamente con una vita di pace e di lavoro si ammazzavano sempre tra di loro, fece chiamarsi il Pietro e gli fa, dice, l'uomo ingrato e da sola amarezza, quella che ho fatto perché sia felice invece di goderlo lo disprezza. Ma non so tipo io da fammi sfotte, senti, fagli un altro diluvio e buonanotte. Ma un diluvio completo, senza l'arca, senza le coppie, senza il patriarca. San Pietro, poveraccio, tanto buono, cercava di calmarlo, non lo fa. Per stavolta concedegli il perdono, vedrai, se cambierà. No, non si cambia. È inutile che speri, da quando che gli ho dato l'esistenza non mi ha saputo da che dispiaceri, mi ha fatto perdere sempre la pazienza, con sta razzaccia l'acqua, è puro poco, non merita pietà, non può far pena, dovrei far pagare fuoco. Pietro, ubbidisci, tira la catena. San Pietro, senza poter discorrere, doveva ubbidirsi pure a malincuore, però e sul terfugio fece a nascondere un uomo in un rifugio. Dopo un mese si volle levar gusto da andare a visitare. Ma prima di arrivare sentì intramusto, come gente che stasse a litigare. Chi è che fa sta cacciata sta maniera? Ah no, per vedere ma restò perplesso, perché trovò davanti a una specchiera l'uomo che litigava con se stesso. Mannaggia, signore mio, signore onnipotente, dicevi giusto, non c'era fa niente. E io, con tanto zelo, lo difendevo, ne piavo pena. Tornò de corsa in cielo e giù, un'altra tirata di catena. E se dice che abbia borbottato, l'hai voluta da te. Mori ammazzato. Questa è davvero l'ultima, quindi rilassatevi. Entriamo nella politica. La poesia è molto vecchia, scritta da Checco Durante, e riguardava una tornata elettorale per le elezioni regionali, ma credo che sia sempre valida. Per via delle elezioni che se devono fare per le regioni, i candidati in massa hanno dannato tutti alla bocca della verità, in dove a uno poi gli tocca di mettergli la mano nella bocca, che al mascherone peggio della cagna si dicono bugie gli se la magna. Sono voluto a dargli una guardata appena che è finita la sfilata, ma non l'ho fatto in tempo, arriva giù e il mascherone non c'è stato più. Ho dimandato a uno, e il mascherone sta all'ospedale per l'indigestione. Adesso mi metto la giacca, mi ritrovo vicino, per cui anche lì cercheremo di premiare adeguatamente l'atleta che ci porterà quanto presto. Perché ha partito a culo, Pronti? Perché ha partito a culo, Con tutti i piedi, No, adesso ci sarà non vale. Ma io sto col fratello, Chi è che è a uomo? Attenzione! Se no altro che Schettino, c'era un giro.